Sabato 27 luglio, andiamo a leggere un po' la Gazzetta del Sud e il Quotidiano delle Calabria. Abbiamo vicino pure il settimanale Il Lamentino, che c'è questo articolo, la bomba che è stata trovata, ritrovata in via Indipendenza e arrestate due persone. Lamezia, politici e avvocati con i Giampà, apre la Gazzetta del Sud, estorsioni e truffe alle assicurazioni per accumulare soldi da riciclare in investimenti immobiliari nella città. La procura antimafia di Catanzaro intercetta una zona grigia che collabora col clan. A parlare sono i boss rinchiusi in carcere da oltre un anno. Nella foto vediamo il momento della conferenza stampa, poi le persone arrestate che vanno in macchina. Poi un complesso residenziale comprato con soldi di illecita provenienza, secondo la DIA di Catanzaro. E poi Giampaolo Bevilacqua, arrestato ieri per concorso esterno in associazione mafiosa. Poi, Quotidiano della Calabria, vediamo l'apertura. Tutti insieme mafiosamente, apre il Quotidiano della Calabria. Colpo alla cosca Giampa di Lamezia, le accuse anche grazie al boss pentito. Nella rete della polizia, presunti affiliati politici e professionisti, 66 immanenti. Andiamo a vedere, in carcere è finito pure un dirigente del PDL. Per il senatore Aiello, i PM volevano l'arresto, è indagato anche il senatore Aiello, ex assessore regionale. Il partito lo sostiene, scarica Bevilacqua. Truffe sulle RC auto, delitti e voto di scambio nell'imponente ieri operazione, con la collaborazione dei pentiti. Il PDL si arrocca sulla regione, i dissidenti regini disertano le riunioni in casa PD, i renziani battono i pugni, poi rubavano la benzina a Rossano con le carte dell'ASP, facevano il pieno a carico dell'azienda sanitaria, scoperti a Rossano alcuni medici e professionisti. Aperto il tratto Bagnara Scilla della 3, inaugurato dal presidente dell'ANAS Pietro Ciucci e dal governatore Scopelliti, un evento atteso. Ieri le nomine, nuovi prefetti a Catanzaro, Cosenza e Vibo. Repucci va a Perugia mentre viene Cannizzaro da Cosenza a Catanzaro. Il disastro ferroviario in Spagna, ancora sulla Gazzetta del Sud, un 25enne messinese, l'unica vittima italiana. Governo, province, al via lo svuotamento dei poteri. Approvato dal CDM, dal Consiglio dei Ministri, anche il divieto assoluto di fumare nelle scuole, anche nelle zone aperte. Festa per il Papa a Rio, 1 milione di persone. La pagina 4 del Quotidiano della Calabria, tutti a braccetto con i Giampà, clan e zona grigia, la DDA sgomina la cosca e travolge professionisti e politici di primo piano. Terremoto politico-giudiziario a Lamezia, 66 arresti, 10 indagati in carcere, il vicepresidente Sacal, Giampaolo Bevilacqua. I pentiti parlano, un articolo di Stefania Papaleo. I pentiti parlano a Lamezia, raccontano e svelano i retroscena inquietanti di un sistema collusivo da far tremare i polsi. Ricostruiscono gli assetti della nuova 'ndrangheta e mettono a nudo la zona grigia. Tirano in ballo nomi altisonanti della politica e dell'imprenditoria. Non risparmiano medici e periti, non risparmiano medici, periti e avvocati e imprenditori in un vortice di accuse che i magistrati della DDA di Catanzaro fanno proprie e trasformano in una miscela esplosiva dagli effetti dirompenti. Gli inquirenti, l'omertà non è solo paura, spesso è anche interesse. Un articolo di Brunetto Apicella, nella foto vediamo il PM Elio Romano, rigettata la richiesta di arresto per il senatore Aiello e i voti del clan, il GIP non sapeva chi stava incontrando, secondo il GIP, ma ha fatto ricorso la procura antimafia per l'arresto del senatore Aiello. Taglio basso, la talpa, la gente che passava, i pizzini, ai detenuti in manette finisce anche una guardia di polizia penitenziaria di Siano. Le pagine dedicate dal Quotidiano della Calabria all'operazione a Lamezia di ieri, Giampaolo Bevilacqua accusato anche di un episodio di estorsione. Clan e zone grigie, il politico della cosca, il consigliere provinciale sarebbe stato il referente del clan che in cambio prometteva sostegno elettorale. Continua ancora il Quotidiano della Calabria ad occuparsi di
Giampaolo Bevilacqua, l'ascesa politica di Jean Paul. Eletto consigliere comunale a Lamezia nelle liste di Forza Italia alla fine degli anni 90, Giampaolo Bevilacqua è attualmente vice coordinatore provinciale del PDL di Catanzaro. È stato eletto nel 2008 alle elezioni provinciali nella fila del PDL e fino a 2 mesi fa, prima che la provincia fosse commissariata, ha rivestito l'incarico di consigliere provinciale e presidente della Commissione Lavori Pubblici. Nel 2004-2005 ha rivestito l'incarico di dirigente della Regione Calabria nel settore formazione professionale. Attualmente è vicepresidente della SACA, la società che gestisce l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove ricopre l'incarico di vicepresidente, ma per qualche mese è stato presidente facente funzione. È stato presidente del Centro Tipologico Nazionale, membro del Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia, società cooperativa. Pagati i voti ai Rom alle elezioni comunali, c'è pure questo retroscena, vediamo nella foto uno degli indagati, Giuseppe Lucchino, avvocato. Poi c'è anche la penalista Tiziana D'Agosto, illegale eccellente, un penalista fra i più importanti della città, avvocato penalista e soprattutto difensore di fiducia di diversi esponenti della cosca Giampa, Notarianni. Ora Tiziana D'Agosto, nella foto, è finita in carcere proprio perché tirata in ballo da alcuni dei suoi clienti. Fra tutti Giuseppe Giampa, più volte difeso dall'avvocatessa D'Agosto, un legale impegnato in diversi processi importanti negli ultimi anni, tra i quali diversi omicidi, tra cui il processo Medusa, dove si è battuta come difensore di fiducia di esponenti di primo piano del clan. Da Aurelio Notarianni, il fratello Aldo, nonché a Vincenzo Bonaddio, proprio di recente ha ottenuto in Cassazione la conferma dell'allunamento e del sequestro dei beni di Aurelio Notarianni, il quale, dopo la condanna a 10 anni di processo Medusa, al processo Medusa, gli erano stati sequestrati i beni. L'avvocatessa D'Agosto, tra l'altro, ottenne 1 anno fa l'assoluzione di Aurelio Notarianni dall'omicidio Amendola, per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Un penalista, insomma, molto conosciuto in città proprio perché difensore di fiducia di imputati eccellenti nell'ambito della consorteria criminale dei Giampà. Ancora di recente ha rappresentato la parte civile nel processo per l'omicidio dell'autotrasportatore Annunziato Gallo, per il quale Letterino Cuda è stato condannato a 20 anni di carcere. D'Agosto è riuscito a ottenere il sequestro conservativo dei beni di Cuda da difensore, ora passa ad imputato. Truffe alle assicurazioni grazie a medici e avvocati, sinistri simulati, il ricavato delle truffe alle assicurazioni, uno dei numerosi spaccati emersi nel corso dell'operazione Perseo, che esponenti delle cosche facevano sistematicamente, finivano nella bacinella comune della cosca per acquistare armi e droga. Truffe assicurative realizzate anche grazie alla collaborazione di medici, avvocati, periti, carrozzieri, consenzienti e consci del fatto che i sinistri erano simulati in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, in particolare dell'ex padrino del clan Giampà, Giuseppe Giampà. Diversi erano i ruoli di avvocati, medici, periti e carrozzieri arrestati nell'ambito dell'operazione Perseo. Francesco Mascaro, titolare dell'agenzia assicurativa Zurigo di Lamezia, legato alla famiglia Iannazzo, presso la quale assicurava tutti i veicoli coinvolti negli incidenti simulati, sarebbe stato perfettamente consapevole della falsità degli incidenti da lui denunciati e che spesso partecipava anche alle spartizioni degli illeciti proventi. C'è anche Renato Rotundo, compiacente perito assicurativo di Catanzaro, che liquidava i danni nella chiara manifesta consapevolezza della inesistenza dei danni liquidati derivanti dagli artigianali. Da artigianali operazioni di danneggiamento nelle truffe assicurative coinvolti, vediamo un po', assicurative, coinvolti anche Franco Trovato, qualche errore di stampa, e Pasquale Gigliotti, carrozzieri, aventi il compito stabile di preparare i veicoli apparentemente incidentati al fine di fare risultare sugli stessi i danni alla cui liquidazione veniva poi richiesta. In ballo anche l'ortopedico finito ai domiciliari Carlo Curcio Petronio, medico compiacente, 69 anni, che rilasciava con stabilità ed assiduità falsi certificati che venivano pagati 50 euro senza fattura. 100 euro se con fatture, da quale si recavano i suoi incaricati, tra i quali Angotti, Andrea e Cerranino, per prelevare tali falsi certificati. Detto
del ruolo dell'avvocato Giuseppe Lucchino, determinanti le dichiarazioni dell'ex capoclan Giampà, che come i pentiti Angelo Torcasi e Battista Cosentino ha tirato in ballo l'avvocato Tiziana D'Agosto, finita in carcere. Il pentito Giampà, nel corso dei suoi interrogatori, ha ribadito senza alcun tentennamento che tutti i soggetti sopraindicati erano pienamente consapevoli non solo della illiceità delle condotte truffaldine commesse attraverso il loro contributo, ma anche dell'appartenenza della sua persona alla cosca mafiosa Giampà. Ha aggiunto di avere guadagnato attraverso le truffe in questione negli ultimi 2 anni di libertà circa 200.000 euro, somma che ha detto espressamente è stata reimpiegata nell'acquisto di armi, di droga e per il pagamento dei killer utilizzati per gli omicidi. Il collaboratore ha altresì precisato con correttezza che i proventi dei falsi sinistri simulati dagli altri sodalizi, dagli altri sodali, tra cui Aldo Notarianni, Vincenzo Ciampà e Franco Trovato, autonomamente attivi nel settore, non venivano invece riempiegati per fini del sodalizio. In particolare, nell'interrogatorio del 16 gennaio del 2013, Giuseppe Ciampà racconta che per tali sinistri simulati i fratelli Trovato in passato si servivano dell'assistenza legale dell'avvocato Tiziana D'Agosto, mentre dal 2010 in poi si sono serviti dell'avvocato Giovanni Scaramuzzino, detto Chicco, cosa che mi risulta personalmente in quanto ero assiduo frequentatore dell'autocarrozzeria dei fratelli Trovato, che tra l'altro è un luogo di incontro e di informazione per tutti i clan mafiosi di Lamezia, compresi quelli sambiasini. Il 9 febbraio del 2012 i magistrati della DDA di Catanzaro, il pentito Battista Cosentino, ha raccontato che gli avvocati Lucchino e Scaramuzzino, per quanto è a mia conoscenza, so che hanno anche a disposizione ricettari medici e timbri per certificare giorni di malattia. In sostanza, quando c'era da fare un sinistro, io stesso mi recavo dall'uno o dall'altro, gli affidavo la pratica e se la vedevano loro. A volte anticipavano anche i loro soldi. Anche loro i soldi. Vi specifico anche che l'avvocato Scaramuzzino, figlio del dottore Elio, ex primario del pronto soccorso, in realtà ancora avvocato, ma si appoggia presso un avvocato abilitato che ha lo studio legale a Pianopoli, di cui non ricordo il nome. Anche i periti assicurativi, di cui però non so indicarvi i nomi, queste sono dichiarazioni di Battista Cosentino dello scorso anno. E poi via via a finire ancora, vediamo un po'. E sull'avvocato D'Agosto, Giuseppe Giampà ha raccontato anche che può parlare direttamente anche con Vincenzo Bonaddio. Io stesso ho fatto da paciere quando successe la lite tra i Trovato e i Capello, così come lo ha fatto anche l'avvocato D'Agosto parlando direttamente con Vincenzo Bonaddio, il quale mi metteva al corrente di ciò che bisognava fare. Sulle truffe e le assicurazioni ha riferito agli inquirenti che non so dirvi se l'avvocato D'Agosto sia al corrente della natura simulata dei sinistri, anche se la predetta natura simulata dei sinistri, chiedo scusa, la predetta sa tutto dei fatti del cognato, dice qua. Infatti Trovato, Franco ci teneva informati, se c'è un errore di stampa, sono tutte frasi collegate tra di loro, non ci sono spazi, informati a noi della cosca su tutte le prime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, come Cosentino Battista e Cappello Saverio, nonché del fatto che si sarebbe verificata l'operazione che ha poi portato al nostro arresto. Infatti, Trovato Franco disse che anche a Torcasio Alessandro ha detto il cavallo di allontanarsi di casa per qualche giorno, vista l'imminenza del suo arresto, come effettivamente avvenne mentre io, Cerranino, tutto attaccato a queste frasi, mi dispiace, e Paola Claudio non credemmo alle sue parole. So che le notizie suddette arrivavano a Trovato Franco tramite l'avvocato D'Agosto, quanto anche in mia presenza alcune volte faceva il nome di Tiziana come il soggetto a cui avrebbe dovuto chiedere per avere notizie più precise. Ultima pagina, clan e zona grigia, la Guardia di Finanza ha indagato sugli investimenti dei notariati, sigilli ai beni degli affiliati, sequestro a 5 imprenditori per un valore complessivo di 1.200.000 euro. Gli omicidi ordinati dalla cupola, fatta luce su mandanti ed esecutori, scoperti anche quelli che avrebbero fornito gli appoggi logistici ai killer per
Pietro Pulice fu giustiziato in una stalla e bruciato nella sua auto. E poi tutti gli indagati per l'operazione Perseo. 11 clan zona grigia, Scopelliti e Gentile alle prese con il caso Lamezia, PDL, fiducia d'Aiello, documento di solidarietà per il parlamentare, ma bevi l'acqua, viene scaricato. Nella foto vediamo Aiello e Scopelliti. Del sindaco Speranza a questa operazione della DIA di Catanzaro. Professore Speranza, certa politica debole, la CGIL chiede.